Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova rubrica che parla di tutte quelle sfaccettature sull'oro, sul metallo più bello, giallo, pregiato e ricercato di tutto il nostro pianeta Terra, poco conosciuto ai molti. Questa serie di video verrà proposta bisettimanalmente, o perlomeno cercheremo di proporla bisettimanalmente. Quindi, se sei interessato alle prossime puntate, clicca subito qui in basso e iscriviti attivando la campanella, così non perderai nessuno di questi video e nemmeno tutti gli altri del canale Ticino Gold Diggers. Ma di cosa parleremo oggi nella prima puntata di questa serie? Oggi parliamo di oro. Di come mai esiste sulla Terra e soprattutto da dove è arrivato. E un'altra domanda, continuiamo a utilizzare questo qui presente sulla nostra Terra o esiste qualche modo per crearne di nuovo? Lo scopriremo oggi. Gli antichi romani lo chiamavano aurum e ancora oggi è simbolo di estrema ricchezza. È un metallo che si continua a estrarre e cercare per il suo inestimabile valore ed è da sempre usato come merce di scambio o per creare monili, gioielli e oggetti di grande valore. Ma da quanto tempo si cerca l'oro sulla Terra? La ricerca dell'oro è una delle attività più antiche dell'umanità e risale a circa 6.000 anni fa. Le prime tracce di estrazione e lavorazione dell'oro risalgono alle civiltà della Mesopotamia, dell'antico Egitto e delle antiche civiltà della Valle dell'Indo. In queste culture l'oro aveva già un valore simbolico e pratico ed era usato per la creazione di ornamenti, monili, monete e oggetti di culto. Prima di addentrarci sulla vera e propria domanda di questa puntata, dobbiamo necessariamente capire che cos'è l'oro a livello di elemento. Immaginate di tenere in mano un frammento di stella, un metallo antico e prezioso che ha attraversato millenni, miliardi di anni, leggende e rivoluzioni. Questo è l'oro. Dal punto di vista chimico è un elemento stabile che non viene intaccato. È molto difficile farlo variare. Con il simbolo chimico Au, derivante da aurum, e con un numero atomico di 79. È l'unico metallo che, grazie alla disposizione dei suoi elettroni, soprattutto dell'ultimo, quello che vedete qui in alto, ci risulta giallo. Perché la luce che lo colpisce viene assorbita grazie a questa disposizione e ci viene riflesso il suo splendido colore giallo. Ma che cos'ha di particolare l'oro? Pensate che con un solo grammo è possibile creare un foglio di un metro quadrato, sottilissimo. E attraverso apposite luci è possibile addirittura oltrepassarlo, dando dei riflessi di colore verde o blu. Non è un caso che sia stato sempre utilizzato in arte e nella scienza. Ancora oggi, ad esempio, la NASA lo utilizza per svariate missioni e per svariati scopi. E scommetto che anche tu che stai guardando questo video ne hai un po' nel tuo cellulare. È chiaro quindi che il prezioso metallo da tutti tanto amato è giunto a noi attraverso processi violentissimi. L'esplosione di una supernova o le eccezionali forze ed energie presenti nel nostro universo hanno portato all'accrezione dell'oro come lo conosciamo oggi tramite i processi di fusione nucleare. Oggi, al momento di questo video, si è già riusciti a ricreare atomi d'oro in laboratorio. Sono stati sfruttati processi estremamente costosi e ad alta richiesta energetica, come gli acceleratori di particelle. È da escludere quindi la possibilità di creare oro partendo da atomi simili.
accontentiamoci di continuare a cercarlo.